Mbappé. Del Piero. Prova con una palla filtrante. Può provare. Ma che gol ha fatto? Non ci hanno messo troppo a riprendere. Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, sono una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Che stadio magnifico! È davvero una struttura fantastica, un teatro perfetto per una partita tanto attesa. Partita già in corso di svolgimento. Intercetta il pallone, ben fatto. Rovina la festa agli avversari, intercettando il pallone. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. La spazza via, evita guai. Ora Del Piero. Non hanno perso tempo per recuperare palla. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Trova un modo per passare. Allontana il pallone. L'Al-Nassr riconquista subito la sfera. Ripartiranno con una rimessa laterale. Costruiscono la manovra con sicurezza. Del Piero. Intervento duro ma corretto. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Cerca la profondità, ma niente da fare. Vede lo scatto e cerca la profondità. Decide di non rischiare. Prova la conclusione in porta. Conclusione che va fuori, neanche di poco. A volte un tiro da quella distanza può sorprendere il portiere. Ha fatto bene a provarci. E il punteggio è ancora inchiodato sullo 0-0. Ottengono una rimessa laterale. Accelera per smarcarsi. La recuperano immediatamente. Allontana il pericolo. Recupera palla con un ottimo intervento. Arnold. Errore qui, pallone sprecato. Prova a darla profonda, nello spazio. Fa viaggiare il pallone in verticale. Ecco il tiro! E la palla entra in rete! Era proprio sul filo del fuorigioco, ma è riuscito a scattare oltre l'ultimo difensore con un tempismo perfetto. L'Al-Nassr sblocca il risultato, 1-0. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. Cristiano Ronaldo. PT. Del Piero sul pallone. Vede la partenza del compagno e prova a servirlo. Del Piero ha messo forse troppa potenza su questo pallone. Cerca l'uomo là davanti. Occasione per Son. Ci prova Son. E c'è la rete! E siamo di nuovo in parità. Una sfida senza esclusione di colpi. Non si sono lasciati abbattere dal gol subito pochi minuti fa e hanno immediatamente risposto agli avversari.
forse ancora un po' inebriati dal gol del vantaggio. Hanno trasformato una situazione difensiva in un contropiede in pochissimi secondi. Veramente. Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Le squadre vanno a riposo sul punteggio di 1-1, uno scontro ancora aperto. Speriamo ci regali altre emozioni. È tutta una questione di spirito di gruppo e di volontà di non mollare. È questo l'atteggiamento che i tifosi apprezzano di più. Un incontro per niente noioso, anzi direi molto competitivo. Si entra negli spogliatoi con due gol a referto, 1-1. Substitution on the field, number 7, Cristiano Ronaldo. Ed ecco che inizia il secondo tempo. Number 19, Mbappé. Del Piero. Prova con una palla filtrante. Può provare! Ma che gol ha fatto! Non ci hanno messo troppo a riprendere il controllo della partita. Sono rientrati in campo decisi a fare bene. E il suo gol è una logica conseguenza. C'è grande intesa tra loro e si è visto chiaramente in questa azione. Si rompe l'equilibrio e adesso la gara si fa interessante. Ribaltare un risultato è una grande impresa, ma difenderlo non sarà affatto facile. Vediamo se ce la faranno. Una scivolata abbastanza dura. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Qui mi sembra un po' lontano, forse farebbe meglio a cercare qualcuno in area di rigore. Allontana la minaccia. E ora avranno una chance da calcio d'angolo. Hanno molti giocatori con la stazza giusta per impattare di testa. Non tergiversa e allontana la palla. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Non si fa sorprendere. Ed ecco un'altra rimessa laterale. La butta lontano dall'area. The attendance for this match was 71,550. Si ferma qui la manovra. Palla a cercare la profondità. Billingham. Si fa trovare al posto giusto, al momento giusto. Pallone interessante, in verticale. Una bella giocata nello spazio. Ci mette lo zampino e riconquista la sfera. La difesa non si fa sorprendere e spazza. Ora Del Piero. Del Piero. Sembra sia calcio d'angolo, infatti è così. Arnold è pronto a calciare il corner. Deviazione. Il portiere si mette del suo per evitare il gol. Stoichkov. E niente, oggi per lui la porta è maledetta. Hanno avuto diverse occasioni da gol. Ci sono andati ripetutamente vicini. Se insistono, prima o poi la rete arriva. Brutto fallo, l'arbitro non può che fischiare. Da lì potrebbe anche trovare la porta. Posizione senza dubbio interessante. Questi calci di punizione sono quasi come un rigore per lui. Gioca una palla lunga. Guarda, il loro atteggiamento spregiudicato è ammirevole, ma forse farebbero bene a difendere il vantaggio. Sceglie di andare per vie verticali.
Occasione per Son. Si sono salvati e le probabilità non erano dalla loro parte. Possono respirare. Intervento provvidenziale. Compagni e mister devono ringraziarlo. Palla recuperata dopo averla persa, ma solo per un attimo. Vince il duello e la fa sua. Solamente 5 minuti e sarà tutto finito. Devono restare concentrati, tra poco potranno festeggiare la vittoria. Non hanno tutto il tempo del mondo, devono sfruttare meglio le occasioni che riescono a costruire. La palla viene rigiocata verso l'interno. Bell' 1-2. Buono l'intervento del difensore che concede comunque un calcio d'angolo. Terzo tiro dalla bandierina per loro. Decide di giocarla corta. Non si fa sorprendere da quella palla. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Che prova di carattere! Hanno dimostrato di avere uno spirito vincente e hanno portato a termine una grande rimonta. Son Heung-min ha disputato una partita fantastica e viene premiato come migliore in campo. Abbiamo assistito a una rimonta, quali sono le tue impressioni? Vincere una partita in rimonta è importantissimo. Al di là delle qualità tecniche messe in campo oggi, la squadra dimostra così anche grande forza dal punto di vista caratteriale. Solo pochi secondi ancora di collegamento. Ringrazio Luca Marchegiani per avermi accompagnato. Un onore per me. Saluto e ringrazio il pubblico da casa.